Scusatemi, ma siccome la mia passione di fare l'agricoltore l'ho avuto sempre nel DNA, potevo fare altri mestieri, potevo guadagnare più, ma ho scelto di fare questo lavoro per passione e perché sono uno, dico, un ambientalista, forse uno dei più grandi ambientalisti che siano qui dentro, perché ho sempre da piccolo lavorato la terra, mi ricordo come si lavorava 50 anni fa, mi ricordo le colture e ha portato avanti sempre questo sistema. Però io dico che è stato un sistema perdente perché non ho fatto soldi, non ho guadagnato, perché se uno lavora bene, alimenta bene, e i costi di produzione sono più alti, perché come diceva il professore, se tu alimenti, io un alimento di maiali, alimenti i maiali con dei cereali controllati e lavori con benessere animale, io ti dico che c'è una concorrenza, che chi lavora e ha dei costi di produzione 30% in meno perché può usare altri prodotti, non sei mai competitivo e quindi non guadagni. Neanche noi in Italia non guadagniamo con i nostri concorrenti europei, che noi alimentiamo le nostre bestie precisamente con cereali e loro invece con sottoprodotti industriali, e noi dobbiamo essere competitivi con loro. Ecco, su questo lavoro che da anni e mi sto battendo proprio sull'ambiente, e vorrei fare un intervento che strana un po' dall'OGM. Io sono a favore dell'OGM perché? Prima di tutto perché mi ricordo come erano le spighe di mais 40 anni fa. Mi ricordo quando si andava a sgranare il mais, che i miei nonni e i miei padri mi dicevano: non sgranare quella spiga lì perché alla muffa fa male sia a noi che agli animali. Bisogna darle alle galline. E c'era una forte attenzione sull'alimentazione. Questa alimentazione cosa vuol dire? Che non ci si ammalava. Da quando io ho avuto delle prime mietitrebbie, mi sono sempre battuto perché la mietitrebbia non conosce le spighe sane e quelle malate. Io dicevo: come facciamo a usare tutto questo mais, tutte queste muffe, tutte queste tossine? Nessuno le ha mai misurate. Siamo andati avanti per anni, gli ultimi anni abbiamo cominciato a pensare, conoscendo dei dati statistici, che le spighe, il mais, che è tossico, che è cancerogeno, quando ha le aflatossine e le fumosine. E da lì ho incominciato a interessarmi e sono interessato agli OGM. Ho visto le produzioni di OGM, ho visto come sono fatte le spighe tutte sane, e difatti quando alimenti gli animali con queste spighe, con queste mais sano, stanno meglio e hanno più conversione. L'altro fattore che mi induce a lavorare sull'OGM è che io sono contrario ai pesticidi. Li ho usati una volta 6 anni fa e io nella mia vita non li userò mai. Farò meno di seminare il mais, ma io i pesticidi non li adopero. E mi sto battendo perché io ho girato le campagne del Friuli a vedere quante rondini, quanti passeri, quanti nidi di uccelli piccoli sono morti con l'uso dei pesticidi, senza pensare alla biodiversità. Noi quest'anno in Friuli, assieme al dottor Tabuga, biologo, siamo stati i primi ad andare a monitorare i campi di mais per vedere se esiste la biodiversità. La biodiversità esiste a pieno, cioè c'è la natura proprio lì. Vai in un campo di mais che è trattato per apiralide, non esiste niente, tutto morto. Muoiono le api, muoiono gli insetti utili, muoiono le coccinelle, trovi solo lepidotteri sulle piante. Questo problema bisogna, io non è che dico voglio mettere l'OGM, se noi troviamo una spiga, una pianta di mais che non viene attaccata dalla piralide, per me va bene. Io dico che noi questo problema dovevamo affrontarlo 20 anni fa con le università. A usare i prodotti, i cereali, controllarli e portare, lavorando con l'industria di prosciutto, per fare un prosciutto top. Questo bisogna, ecco. Però nel nostro paese le università non sono mai uscite, sono sempre rimaste a casa. Un'altra cosa, sugli OGM free, OGM no, io ho fatto 4 anni OGM free sui maiali. Sai cosa vi dico? Abbiamo io, che lavoravamo con l'università, il macello, e questa azienda di San Daniele dei crucifici, uno dei più grandi, abbiamo dovuto smettere perché il consumatore non ci pagava quello che ci costava di più. Io sono partito per fare l'OGM, ho dovuto smettere,
se non io mangiavo i campi, loro perdevano, si perdeva tutto, perché al consumatore non è mai interessato, sarà una piccola nicchia. Allora, e a me dispiace questo. A me, sì, sì, viene qualcuno. A me dispiace perché ero un fautore io di questo. Ecco, per quello io dico che noi adesso dobbiamo pensare di cosa dobbiamo fare. Gli agricoltori, vi dico solo questo, è da 3 anni che perdono nei loro bilanci, tra cui anch'io. Quest'anno io reputo la catastrofe in agricoltura, la dedico dopo 10 anni alla Caporetto della Prima Guerra Mondiale. Sono in profondo rosso, non sanno più cosa devono seminare, non sanno dove andrà il loro prodotto. Quest'anno io vi dico, l'industria mangimistica, stanno arrivando il mais, una nave dietro l'altro di 460-500 quintali sul porto di Ravenna. Per l'industria mangimistica la paga 2,50 euro più al quintale del nostro, con tossine zero. Il nostro mais, per fortuna che l'hanno ritirato, quelli del biogas, che adesso si stanno lamentando che non rende neanche nel biogas perché ha le tossine, noi dovevamo tornarlo a portarlo al campo. Ma questo 3 anni fa io l'avevo già previsto, in riunioni ho detto agli allevatori, ok, noi adesso ci uniamo, troviamo un sistema per far squadra, per cosa dobbiamo fare, non aspettando che fra 3-4 anni il mais che noi coltiviamo dobbiamo buttarlo via. Questo è un profondo che io credo che le aziende non riusciranno più a sopravvivere. È stato, come dice il professore, di sbagli di 30-40 anni fa della politica agricola che abbiamo fatto. Perché non sono più le aziende familiari, a rendito familiare, che vanno avanti. Oggi aziende agricole non esistono più, non sono veri agricoltori, perché nessuno guarda l'ambiente, tutti guardano il reddito. I giovani non possono inserire perché se non hanno la terra e non hanno i soldi, sono rimasti questi grandi industriali di terra che fanno lavorare la terra. Un secondo sulla direttiva nitrati. Perché io dico la Lega Ambiente e tutte queste associazioni non sono mai mosse sulla direttiva nitrati? Il problema delle acque è più pericoloso dell'OGM. Le acque, se noi non vediamo il territorio di trasformare e di controllare, monitorare questo territorio friulano, noi fra 5 anni non avremo più acqua da bere. Io è da anni che mi batto, sono stato il primo a battermi contro la direttiva nitrati, con 90 agricoltori abbiamo fatto un esposto alla Corte di Giustizia Europea, alla Commissione Ambiente di Bruxelles, perché quello che ha fatto la Regione ha fatto un disastro, ha messo in crisi tutti gli allevamenti e non si risolve il problema dei nitrati. Il problema dei nitrati è fondamentale per l'acqua. E nessuno ha mai fatto niente. Io credo che anche questa associazione ci dia una mano per monitorare in regione, perché io ho fatto chiesto ai nostri parlamentari, con queste leggi noi lasciamo l'acqua pulita ai nostri figli fra 5 anni? No. E allora cosa abbiamo fatto fare? Grazie.